La domanda è il L'intervento dentista, umano? abbasserà il Sì. prezzo? La domanda è il dentista, abbasserà il prezzo? Nel senso, lavoreremo di più in futuro o lavorerà meno l'uomo? Io direi che lavorerà meno, dal mio punto di vista. Sono un po' più pessimista. Lavorerà meno su praticamente cose dentistiche, lavorerà di più su know-how, su software, su pianificazione virtuale, su altre cose. Cioè, il suo lavoro di oggi forse sarà meno, ma a livello di know-how, No, a nel livello di senso capacità. che, cioè io volevo dire che c'è una connessione diretta tra i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Una parte è imputabile a questa rivoluzione. Nel senso che i ricchi, no, se hanno un vantaggio, non è che abbassano i prezzi per il popolo, No. okay? Ma fanno più margine. Quel più margine significa un più zero in banca e quindi i ricchi diventano più ricchi. Quindi la risposta e la domanda, abbasseranno i prezzi? La risposta è il mondo reale, nel senso che il divario sta aumentando. Io direi Perché? i prezzi si abbassano nel mercato concorrenziale. Se abbiamo concorrenza, si abbasseranno. Se no, Basta fare una legge dove tu vieti oltre il 20% di margine di profitto. lì non abbiamo Allora niente. si ridistribuisce tutto il reddito nel mondo. Forse quella legge lì la faranno 4.000 dopo Cristo, La forse. faranno. Se uno può fare margine invece che di 20, 80, Tu guarda farà solo margine quello che fanno 80, ma con non la abbassa lotta il col prezzo. petrolio, la stessa cosa è fatta col petrolio. La tecnologia sta venendo sviluppata per fare più profitto. Capisci? Chi sta a lavoro? Le grandi case farmaceutiche, le grandi case industriali, la verità è che sviluppano, fanno ricerca per creare più profitto. Poi certo c'è un vantaggio nel senso che aumenta la tecnologia, però se tu ci pensi l'apparecchio dovresti pagare a parità di costo più 20%. Non 3.000 euro, però è cambiata la tecnologia in 2 anni, in 3 anni che ti ha abbassato di 20 volte i costi. E qua chiudiamo la lezione di oggi. Cioè volevo far riflettere nel senso questo è quello che sta avvenendo, lo scopo di questa lezione è... Aprite la mente quando poi tornerete a casa e quando vedrete di nuovo il vostro bel mondo costoso, anche la mia Italia bella costosa, ricordatevi che in realtà è tutto pompato. Okay? Tutto pompato quando si potrebbe lavorare 6 volte meno al giorno per avere le stesse cose. Magari comunque 6 volte però per poter avere 6 volte di più. Ho distribuito di più. distribuito in più. Questo. Perché se io mi prendo una birra qua giù a Pizza Mania, quanto la pago? 80 centesimi. Non lo so. La stessa Coca-Cola, per Sì. esempio, la pago 80 centesimi, vado qui, stazione Termini, me la sparano a 3 euro, è sempre quella. Ho pacchetto di sigarette, quanto è qua ora il pacchetto di sigarette? 20 lei, 30 30 lei e lei, magro. che so, 1,50 euro, vai in Italia e subito ti 5 sparano euro 5 euro. e 20. Ho il parrucchiere qua 3 euro, 4 euro, in 15. Italia 15. 20 euro. In Italia 60, Se cinesi parliamo 15. di dollari, sale. Ok, quindi in realtà io quando torno, che vado in Europa, è per me costoso lì, non è quando invece chi vive lì dice qua è economico. È che qua per motivi storici l'Est Europa non si fa mai più del 15-20% di margine. È tutta una questione di margine. Invece in Italia, quando sono arrivati i soldi dopo la seconda guerra mondiale, tutti si ritrovavano quei soldi. E lì i professionisti, l'idraulico, 5 euro al pezzo, quanto è? 60 euro. Oppure 5.000 lire, 60.000 lire. Non c'è mai stata una legge che ha proibito il ricarico, okay? Ma uno poteva ricaricare quello che voleva. E questo ha portato il mondo a essere tutto più costoso. Quindi il futuro, io vedo che una grossa minaccia per il mondo è proprio quella che dicevamo, l'intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale farà scomparire un sacco di mestieri, farà arricchire sempre di più pochi, ma la massa comunque pagherà le cose sempre allo stesso prezzo. Non è che abbasseranno i prezzi, se li abbasseranno un pochino per dire che stanno facendo politica di abbassamento prezzi, ma questo aumenterà ancora di più il divario. I soldi sono energia, l'energia è potere, quindi significa avere sempre più potere di decidere il tuo futuro. Anche perché è dura mantenere il ricco che diventa sempre più ricco. La rivolta però non ci sarà, io penso. Non penso che ci sarà una rivolta. È una rivoluzione, quindi per spiegarvi quello che noi stiamo facendo, e mi vedete poco per questo motivo, io mi sto occupando di sviluppo e ricerca. Sto sviluppando e ricercando, sviluppando e ricercando. Sto sempre in giro, mi vedete in giro perché sto facendo le connessioni, ho creato le connessioni dei designer.
ora di nuovo dovevo partire già da maggio, ma ho dovuto posticipare forse all'estate o dopo l'estate i miei viaggi in giro per il mondo, dove riceveremo i file, facciamo il progetto e li mandiamo qua ai colleghi che sono a Chisinau e facciamo vedere quello che si può fare, le potenzialità. Sì. Tu ci sarai? Come no? Sono già qua? Avete le nostre macchine sì, già? Sì, sì, tutte le case produttrici gli piace come noi filmiamo, facciamo vedere al mondo quello che stiamo facendo e ci vogliono mandare un sacco di macchinari qua da testare gratis, ce li mandano. Ci hanno detto fateli vedere nel mondo, voi che siete in grado di farli vedere, noi ci mettiamo la tecnologia, ci mandano tecnici, ci mandano... E quindi si abbassa ulteriormente il prezzo? No, no, c'è una bella startup, okay, che stiamo facendo. Noi abbiamo detto che i designer non esistono, i designer ci sono in giro nel mondo e li portiamo tutti qua per formare i nuovi designer del futuro, dalla scuola. Abbiamo già preparato i contatti, faremo gli open day dove arrivano qua da Chisinau e gli faremo stampare dentiere gratis intanto per tutta la Moldavia, se non ci sparano gli altri dentisti. Faremo una grossa parte di volontariato e far vedere quello che dovrebbe essere fatto. Okay? Che se tu come dire, crei un ecosistema dove pareggi quasi il costo di produzione, poi vengono e ti sparano. Prima o poi ci spareranno. Guarda, se noi mandiamo a costo quasi di pareggio la produzione e facciamo un ecosistema che siamo pericolosi. Siamo veramente pericolosi. Io voglio ancora fare il margine. Lo devo guarda, tu chiedi se ancora dei nostri. L'importante è mandare avanti gli altri, così puoi sparare una pallottola nell'acqua, ma quella si richiude, è liquida. Okay? L'importante è che nasce la cultura. Poi la cultura questa viene sparsa nel web e si inizia a contagiare la massa e far capire che come dovrebbe essere la vera rivoluzione, a vantaggio dell'uomo, non sì. Vantaggio non deve essere una batteria, l'uomo è una batteria, che ti rubano la cosa più preziosa che c'è, il tempo, ti rubano. Okay. Per comunque la... i ricchi ti permetteranno di fare questo, perché più gente avrà i denti, più gente mangia. Poi soltanto eliminare, diciamo... un settore, però ne crei un altro parallelo, quindi praticamente. Tu pensa se tutto quello che c'hai attorno a casa domani ti dicono guarda lo potresti avere 20 volte in meno il costo. Ne comprerai 3 volte di più. E come tu è successo questo in passato, per quello hanno reso la canapa illegale. Ok. Chi era quello che produceva petrolio in America, che era andato. Questo personaggio Tesla, anche guardate, c'è l'energia gratuita, perpetua, morto. Tesla. L'hanno visto, sì, funziona, mi conviene, no, mi conviene vendere petrolio. Quindi so già, la storia già ci insegna che qualcuno la finisce sparato.